Hai una moto classica, una Cafe Racer, una Scrambler, e sei alla ricerca di uno zaino che si sposi con l'estetica, con il look della tua moto, ma ogni volta che digiti la parolina magica vintage ti appaiono prodotti costosissimi. Ecco che oggi ho forse la soluzione per te. Buongiorno e bentrovato nel mio studio, io sono Nicola Andretto, per gli amici Motoretto, e se è la prima volta che capiti sul mio canale, beh, sappi che ci troverai sempre recensioni e ispirazioni per chi va in moto, ma non solo, come in questo caso. Stiamo parlando di uno zaino dal gusto vintage, dal look classico, ispirato sicuramente ai tempi, ai bei tempi andati, mettiamola così, che si rivolge principalmente a chi ha una moto classica, ma non solo. È infatti uno zaino che si può usare tranquillamente anche se la moto non ce l'abbiamo. Perché l'ho scelto? Beh, l'ho scelto perché è il prodotto con questo aspetto, con questo look più economico che ho trovato online. Se per caso conosci prodotti che costano meno di questo, beh, alla fine del video ti sfido a dirmeli, a segnalarli nei commenti, e sarò ben felice di cercarli, trovarli e recensirli. Torniamo invece su questo zaino vintage, questo è il nome, più semplice di così non si può, prodotto da XL Moto, come si vede qui sul logo davanti, sul tascone. Che cos'è XL Moto? Non è la prima volta che parlo di loro, che recensisco un loro prodotto. È un e-shop, un e-commerce tra i più grandi d'Europa, ha un assortimento davvero molto molto vasto ed è fratello gemello di 24MX. Lo dico ancora una volta perché 24MX è una realtà già consolidata, già presente sul nostro mercato, già conosciuta soprattutto a chi fa cross enduro, perché ha prodotti specialistici per le ruote tassellate, mentre su XL Moto troviamo un po' quello che serve a tutti gli altri, a chi utilizza la moto su strada, quindi naked, sportive, anche turistiche, e come in questo caso anche a chi ha una moto classica. Lo zaino, guardiamolo un po' nel dettaglio. Una volta presentato XL Moto, passiamo all'identikit e alla presentazione, alla descrizione di questo zaino, che come vedi è uno zaino in tela, in canvas, è uno zaino in cotone di fattura piuttosto economica, lo si nota subito, ma d'altra parte, come detto, il prezzo che ti svelerò fra poco è decisamente basso. È in cotone, dicevo, prodotto in Cina per XL Moto, come si evince dall'etichetta all'interno. Guardiamo un po' le caratteristiche: maniglione sopra, sulla parte superiore per poterlo prendere in mano, spallacci imbottiti con tanto di fibbia metallica per poterlo fissare sul petto, poi abbiamo un fondo in finta pelle per proteggere la tela, per impedire che si rovini, tascone anteriore con il logo XL Moto e soprattutto con una bella cernierona grossa con tanto di bottone a pressione di sicurezza per evitare che sbatacchi quando lo utilizziamo appunto in moto, e ci sono poi le due fibbie di chiusura sempre in finta pelle, fibbie dall'aspetto classico. All'interno c'è una tasca per trasportare un portatile, ci sta un laptop da 15 pollici, e direi che questo è un po' tutto il nostro zaino. L'ho utilizzato ultimamente in vari modi, non solo per andare per spostamenti urbani, ma anche per qualche gita di giornata, e sono stato anche via un weekend, quindi più giorni, e posso dire subito che uno dei perché sì di questo zaino è la capienza. Come sai, se segui i miei video, quando faccio la recensione di un prodotto, infatti comincio con una descrizione e poi dico i perché sì, i perché no, i per chi è. Nei perché sì ci metto come primo la capienza, è davvero davvero uno dei suoi punti forti. Ci sta un po' di tutto, perché grazie al fatto di essere appunto in tela così morbida si adatta al contenuto ed è anche molto molto alto, poi si arrotola, si chiude con i bottoni a pressione e le due fibbie. Secondo aspetto che per me è un vantaggio, quindi un perché sì, è il look che è riuscito, ricorda davvero le vecchie cartelle di epoca militare oppure degli anni 50 dei nostri genitori, e quindi è perfetto per chi cerca qualcosa di vintage, di classico, da abbinare appunto a una Scrambler per esempio.
Infine, il perché sì, è sicuramente il rapporto qualità-prezzo. Come ho detto all'inizio, la fattura si nota, è piuttosto economica, sicuramente c'è da porsi la domanda su quanto sia robusto, su quanto durerà nel tempo, però il prezzo è davvero interessante, l'ho detto all'inizio. È il prodotto più economico che ho trovato online, quindi ti dico quanto costa. Costa 29,90€, meno di 30 euro per uno zaino che si può utilizzare con soddisfazione tutti i giorni. Perché no? Passiamo ai difetti. Oltre appunto alla fattura magari economica, che può essere un elemento un po' deterrente per chi invece cerca un prodotto più duraturo, abbiamo sicuramente le fibbie. Io metterei tra i perché no le fibbie. Le due fibbie di tipo classico, di tipo di cintura, sono decisamente poco pratiche. Bisogna sempre avere due mani libere, un appoggio, sono veramente noiose. Avrei preferito delle clip metalliche. Inoltre lo zaino è ovviamente non impermeabile, non resiste all'acqua, nemmeno una goccia, quindi se abbiamo dentro il nostro portatile una macchina fotografica o dei documenti possiamo stare certi che si bagneranno, o se abbiamo anche le mutande di ricambio, perché se lo usiamo per fare una gita ci abbiamo un po' di tutto. Bene, è importante che uno zaino da moto sia impermeabile, in questo caso ovviamente non lo è, perché se vogliamo il look da vecchia cartella in tela non può essere impermeabile. Altra caratteristica che per me è importante per uno zaino da moto sarebbe avere la fascia lombare, che ti consente di averlo più fermo e aderente alla schiena. In questo caso, ancora una volta, per il look ovviamente non c'è, e quindi questo lo metterei per un tra i perché no. Per chi è, come detto, è facile, in questo caso si tratta di uno zaino dedicato principalmente a chi ha una scrambler, una cafe racer, una moto classica, una moto d'epoca anche, e soprattutto ha il braccino corto, vuole spendere poco, non vuole i prodotti costosissimi che si ritrovano di solito online quando si cerca qualcosa di vintage. È una soluzione economica ma pratica, che può funzionare, per cui se qualcuno vuole spendere poco e avere uno zaino per muoversi tutti i giorni, ecco che lo zaino vintage di XL Moto può fare al caso suo. Per questa volta è tutto, se hai dubbi, domande, beh, ci sono i commenti, ricordati di lasciare un bel mi piace, e se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, così dimostri di apprezzare quello che faccio, ma soprattutto non ti perdi nessuno dei miei video, anzi clicca pure sulla campanellina così sarai avvisato quando escono. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, come sempre, gas ma responsabilmente. Ciao!